E vabbè, insomma, noi invece in Italia facciamo un gran parlare di Jesus e di Madonna, ma torniamo invece all'argomento base di oggi. Chantal Sciuto, ancora buongiorno, dermatologa. Parliamo invece di questo trattamento fatto in Italia. Esiste anche da noi? Beh, sì, esiste, noi lo abbiamo già da più di 4 mesi, quindi diciamo che abbiamo anche già un bel ritorno delle persone che lo stanno utilizzando. È un trattamento che ha un bellissimo effetto nell'immediato, quindi a parte, voglio dire, il classico red carpet, quindi la preparazione all'evento, quella eccezionale, a una bella serata, anche un tête à tête direi, e a quel punto diventa un modo per, diciamo, rendere la pelle sicuramente più compatta e più luminosa. È chiaro che poi ognuno di noi associa un suo modo di proporlo. Ovviamente Michel Peck associa le sue doti particolarissime, io da medico chiaramente lo combino con altri trattamenti, perché ovviamente un ottimo trattamento, ma ricordiamoci che non è un trattamento correttivo. Ecco, è un trattamento quindi estetico, possiamo definirlo così, di cioè base, viene associato ad altre cose, non è? Di base è esattamente un trattamento estetico, poi chiaramente non è sostitutivo di determinate terapie come potrebbero essere i classici botulini piuttosto che riempimenti, però devo dire che ha un grosso nutrimento in profondità della pelle, questo si vede. E questo si vede, poi immagino che agisca diversamente a seconda dei tipi di pelle, a seconda dell'età delle persone che certamente si sottopongono al trattamento, certamente, al tipo di pelle, giusto? Sì. Ci sono tanti tipi di sieri che possono essere utilizzati, cioè l'idea è fondamentalmente, vorrei dare proprio una validità scientifica al macchinario, la penetrazione che viene fatta di questo ossigeno è proprio di alcuni sieri che sono già preparati, che hanno un'azione fortemente idratante, come diceva Michelle, e che quindi penetrano in profondità nella pelle. Ecco, diamo delle informazioni precise a chi ci segue da casa, ogni quanto va fatto e soprattutto quanto costa, perché abbiamo sentito che negli Stati Uniti costa moltissimo. Beh, lei ha fatto un prezzo ovviamente perché in relazione a chi lo fa, quindi anche questo è corretto, cioè è fatto in un centro estetico comunque super specializzato, perché gli operatori devono avere una grande formazione, perché viene fatto secondo delle tecniche particolari e utilizzando proprio dei movimenti particolari, quindi non è semplice da fare. Però ovviamente una cosa è che lo faccia un'operatrice dell'estetica, una cosa che magari lo faccia un medico piuttosto che un chirurgo plastico, perché anche là associa. Ovviamente il prezzo varia dai 200 euro in su, poi ognuno di noi è un trattamento caro, sì, è un trattamento caro, ma è un trattamento che dura circa un'ora. Allora, prima di concludere, ha già qualche VIP, senza fare nomi, che hanno chiesto il suo intervento per questo trattamento innovativo? Beh, ci sono delle persone, sono, a parte che ogni paziente è un VIP perché ha la sua particolarità. No, poi parliamo di però diciamo che, ecco, in occasione magari della festa del cinema di Roma ci sono delle persone che si stanno preparando molto bene al red carpet. Vabbè, io lo proverei, magari lo provo, poi lo racconto. Volentierissimo. Grazie a Chantal Sciuto per essere stata con noi questa mattina, grazie a Michel Peck, thank you for being here, grazie alla signora Ilaria che ci ha aiutato nella traduzione, e allora insomma staremo a vedere.